giorni, manifestazione di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando li incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. E i ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di formazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dall'immagine, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Saranno trasferiti al Covid Hospital di Dolo le 15 persone che al momento sono ricoverate all'ospedale di Chioggia in quanto positive sintomatiche al coronavirus. L'ULS 3 Serenissima ha infatti deciso, come la scorsa primavera, di mantenere Covid free il nosocomio clodiense, da utilizzare solo nel caso, naturalmente non sperato, di una forte recrudescenza del fenomeno. Al momento, dei ricoverati nell'ala ovest del reparto di geriatria, un paziente risulta in terapia intensiva. Frattanto sono 14 le classi scolastiche di Chioggia in cui si è manifestato almeno un caso di positività. La Regione tiene monitorata la situazione, mentre impegna 67.000 euro da destinare alla casa di riposo di Sottomarina per fronteggiare l'epidemia e adeguare le strutture alle nuove norme. Con analoga risoluzione, da Venezia aggiungono anche 42.000 euro alla residenza per anziani Santa Maria del Mare a San Pietro in Volta. A proposito di terza età, ma non solo, la sezione chioggiotta della Croce Rossa Italiana ha ripreso la consegna della spesa a domicilio alle persone impossibilitate a munirsene autonomamente, come ad esempio coloro che sono stati posti in stato di isolamento poiché positivi o in contatto con individui contagiati. Il servizio dei volontari viene effettuato di venerdì, sabato e domenica su richiesta, prenotando al numero telefonico 041 55 44 118. Forse bisognava aspettarselo, ma come spesso succede, la realtà supera anche l'immaginazione. Negli ultimi giorni in città si è diffusa insistentemente la notizia che determinati gruppi di giovani, tra essi sicuramente alcuni maggiorenni, per eludere il decreto che ha indetto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, avrebbero preso in affitto alcuni appartamenti di Sottomarina, che d'estate vengono destinati ai turisti, allo scopo di allestire feste private casalinghe tra amici, prolungando giocoforza la permanenza fino all'alba, di modo da rientrare nella regola in caso di controllo stradale. Il fenomeno si starebbe verificando soprattutto nei fine settimana e potrebbe coinvolgere anche immobili nel centro storico e nelle frazioni. Le forze dell'ordine non confermano, ma nemmeno escludono, che l'eventualità si sia finora verificata. Scorso martedì 10 novembre in serata gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Roma a Sottomarina, dove all'interno di un'abitazione è stato commesso un furto. Il bottino ammonta a 2 collane d'oro e per appropriarsene i ladri non hanno compiuto alcuna effrazione. A quanto risulta agli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Chioggia, infatti, i malviventi sono entrati nell'appartamento utilizzando le chiavi di casa. Rimane da appurare se la proprietaria le avesse smarrite o se anche queste siano state oggetto di furto.
Davide, senti, ma questa della birra all'acqua di mare, questa proprio mi deve far capire, perché veramente non ho parole. Certo, Andrea, qui abbiamo una Gose di Birra Nova, un birrificio pugliese di Bari. Loro hanno ripreso uno stile della Germania dell'Est, appunto, come dicevo, lo stile Gose, aggiungendo il 10% di acqua di mare dell'Adriatico, depurata e resa alimentare. È uno stile un po' particolare, perché ha questo retrogusto sapido da marino, ma si sposa benissimo con il pesce, 100%. Il comune ha trovato una soluzione per evitare il dimezzamento del servizio di scuolabus relativo alla frazione di Valle di Chioggia. Ne dà notizia al quotidiano La Nuova Venezia in edicola oggi, che riporta come l'ente si sia accordato con l'impresa che fornisce il servizio di modo da estendere il trasporto dei ragazzini della scuola secondaria di primo grado verso casa anche alle ore 14. Il disguido riguardava le classi prima e seconda, mentre la terza esce regolarmente alle 13 ed è coperta dal pulmino. La spesa ulteriore da sobbarcarsi si aggira attorno a 30.000 euro. Ancora non si conosce se interamente a carico del comune o ripianata anche da un contributo in capo ai genitori. Sarà una seduta del Consiglio Comunale dedicata a temi strategici per Venezia, quella convocata in videoconferenza oggi dalle ore 14.30, dal rifinanziamento della legge speciale alla riunione del Comitatone, dall'autorità per la laguna al futuro del porto, saranno le prospettive del capoluogo veneto al centro di un dibattimento che si annuncia quanto mai infuocato. Sulla carta il sindaco Brugnaro e il suo avversario alle passate elezioni, Pierpaolo Baretta, visto il momento delicato, predicano unità di fronte alle richieste da inoltrare a Roma, ma i rapporti tra maggioranza e opposizione rimangono tesi. I riferimenti alla mancata attribuzione alle minoranze delle vicepresidenze nelle municipalità, Lido escluso, come era avvenuto proprio in segno di distensione in quella di Venezia, l'unica guidata dalle opposizioni. Nessun dialogo nemmeno quanto all'istituzione delle commissioni consiliari. Alla minoranza è stata attribuita solo la presidenza della prima, alla quale sono state peraltro tolte 8 competenze su 11. La via della collaborazione rimane dunque lontana non solo nei modi ma anche nei toni. Risalgono infatti solo a pochi giorni fa gli attacchi del sindaco alla capogruppo del PD, Monica Sambo, definita ragazzina, che hanno scaturito accuse di linguaggio sessista al primo cittadino e una raccolta di oltre 750 firme in solidarietà all'avvocata veneziana.